Allora, stasera parleremo di sciamanesimo, una parola un po' diciamo inusuale, però Marco presenterà un suo libro che viaggia nella terra dei nativi del Nord America. Per chi vuole approfondire, perché stasera in un'ora capita bene che non si può affrontare un discorso come lo sciamanesimo avendo fretta, bisogna fare tutto con molta calma. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qua e pure numerosi. Io, come ha detto Pierluigi, mi chiamo Paolo e non sto a dilungarmi a raccontarvi tante cose perché abbiamo molte cose interessanti da dire e il tempo è poco. Vi dirò soltanto questo, che a un certo punto della mia vita mi sono stufato, ma proprio mi sono stufato alla grande, della società occidentale. Ho detto io qua non ci posso più stare perché non mi sta portando da nessuna parte. Mi ero accorto che era un binario morto. Un periodo in cui ancora la gente non si era risvegliata tanto, oggi sì, in questi ultimi 3 anni c'è stato un grande risveglio, allora no, ancora stavano bene e quindi seguivano la via dell'Occidente, io no, io non stavo bene. E per cui ho detto che cosa devo fare, che cosa mi piace, che cosa voglio fare effettivamente, beh, io voglio andare in Nord America, dove, e non certo a vedere New York, Chicago, Los Angeles, che non mi interessa proprio per niente, ma voglio andare a cercare i nativi americani. E quindi non vi dico tutto quello che ho sentito, ma sei pazzo, ma guarda che non ci sono, ma guarda che non esistono, ma guarda che questa questione. Io non ascolto mai nessuno, anzi più mi dicono di non fare una cosa e più la faccio, vero? Bel carattere. E quindi sono andato comunque. Sono andato comunque e questo mi ha cambiato la vita. Perché? Innanzitutto li ho trovati alla faccia di tutti quanti che dicevano ma guarda che non ci sono, che non c'è più nulla e tutte queste storie. Allora l'interesse che mi ha mosso era prettamente un interesse storico. Perché come tutti noi abbiamo visto dei film western, abbiamo visto dei film in cui sono coinvolti i nativi americani, ho letto dei libri, però c'era qualcosa che non mi quadrava, dicevo, secondo me non ce l'hanno raccontata tutta o non ce l'hanno raccontata così come effettivamente sono andate le cose. Che cosa posso fare? Beh, la cosa più immediata è andare in Nord America e parlare direttamente con loro. Sentiamo anche la versione degli sconfitti, non solo quella dei vincitori. E così ho fatto, biglietto aereo, Toronto, Ontario, dopo 3 giorni riesco a trovare la riserva più grande del Canada, che è quella di Six Nations of the Grand River, una riserva irochese, delle 6 nazioni irochese. Poi lì, ovviamente essendo molto grande, ospitano anche altre nazioni, per esempio gli Ojibwe, oppure fanno un grande powwow dove arrivano tutte le nazioni dal Nord America, e quindi ho avuto modo di conoscere la loro cultura. Ci sono andato poi per altri anni, in tutto 11 in Canada, più uno in Messico, 12, e ho imparato tante cose. All'inizio l'interesse era prettamente storico, poi dalla storia invece mi sono spostato su un altro versante perché ho scoperto un mondo che non conoscevo, un mondo di cui allora qui non si sapeva niente, non se ne sentiva parlare, e cioè quello tipico dei nativi americani. A noi sempre ce li hanno mostrati come coloro che assaltano la diligenza, assaltano il forte, ammazzano la gente perché sono cattivissimi. Lì invece si scopre un popolo spirituale che canta, che danza e che prega. Un po' diverso, un po' diverso da come me l'avevano raccontato. E siccome l'interesse ovviamente era reale, non era un interesse superficiale né una semplice curiosità, ho voluto approfondire. E essendo trovato lì in piena estate, nel periodo in cui fanno i powwow, cioè le feste tradizionali in cui indossano gli abiti tradizionali, portano avanti le loro tradizioni con i canti, le danze e quant'altro, ho avuto modo di stare con loro e di conoscerli più in maniera più approfondita, anche diciamo dietro le quinte, anche perché non avevo nulla con me, non avevo mezzo di trasporto, non avevo tenda, non avevo niente di niente, quindi un po' li seguivo nei vari powwow che si facevano per l'anno. E così ho scoperto quelle cose che invece fanno quando i turisti vanno via. Quindi finché c'è il powwow, c'è un afflusso di turisti abbastanza numeroso, assistono alle danze, comprano i vari oggetti che sono lì, il cibo tradizionale, e poi quando finisce il powwow vanno via. Io non potevo andare via, quindi sono rimasto. Restando lì è stata la mia fortuna perché ho scoperto quello che c'è dopo che vanno via i turisti, cioè la loro vera cultura, la loro vera essenza, che è quella delle cerimonie. E quindi sono riuscito a
fargli conoscere e a prendere parte alle cerimonie che facevano. Quindi la prima è stata la Sweat Lodge, la capanna del sudore, poi ho partecipato agli Healing Circle, poi alla Sunrise Ceremony, la cerimonia che si fa al sorgere del sole, e così via. E ho scoperto un altro mondo, un mondo che non è aperto a tutti, di cui non si sa niente perché è al di là delle apparenze, delle cose più visibili. E ho scoperto quindi un popolo che, almeno mi riferisco a quelli che seguono le tradizioni, perché non tutti i nativi americani seguono le loro tradizioni, portano avanti quindi la loro cultura. Quelli che seguono portano avanti la cultura. Come? Attraverso indossare gli abiti tradizionali in certe occasioni speciali, imparare i canti, imparare le danze, danzare, prendere parte alle cerimonie e reimparare la propria lingua, le proprie lingue. Tutte cose fondamentali, perché purtroppo, essendo stati integrati nella società dei bianchi già dall'inizio del Novecento, hanno perso la loro cultura in maniera violenta. Alla fine del Novecento si sono accorti che il loro patrimonio culturale immenso, ricchissimo, è particolarmente utile per le conoscenze di tante cose, dalla medicina alla spiritualità, alla riconnessione con la natura, alla loro vera essenza. Questo mondo stava andando perduto. E quindi hanno fatto un lavoro contrario, cioè di recuperare tutto questo mondo attraverso le loro tradizioni. E quindi in tutta Nord America, Canada e Stati Uniti, una volta a settimana c'è un grande powwow in qualcuno degli stati degli Stati Uniti o in qualcuna delle province del Canada. E in questo modo arrivano dappertutto, hanno delle macchine belle grandi e possenti, si mettono in viaggio, fanno anche 9 ore di viaggio, per loro è normale, non si spaventano, e possono partecipare. Quando ero io lì in Canada sono arrivati quelli dallo stato di New York, dall'Ohio, dal Michigan, da vari stati più o meno limitrofi, dal Quebec ovviamente, dal Manitoba, per portare avanti le loro tradizioni. Ma la cosa interessante non le cerimonie. Lì si vede effettivamente la loro cultura, non la fanno per i turisti, perché i turisti non ce ne sono. Sono soltanto, c'ero io, c'era qualche altro canadese che aveva chiesto di partecipare, però sono persone comunque centrate e che sanno quello che si sta facendo. E quindi sono prevalentemente loro. E si vede che portano avanti le loro preghiere, in lingua Mohawk, in lingua Ojibwe, a seconda della nazione, i loro canti tradizionali e così via, e si scopre quel mondo. Io da quel mondo ne sono rimasto affascinato. E molto spesso, siccome sono oltre 25 anni che faccio questi incontri, talvolta mi definiscono come antropologo e io dico no, io non sono un antropologo, guardate bene, non sono un antropologo, perché l'antropologo è quello che entra nella cultura, la studia e poi ne viene fuori. Io invece sono entrato dentro e non ne sono più venuto fuori. Questa è la differenza. Che mi ha cambiato la vita, mi ha dato quello che stavo cercando, mi ha fatto aprire gli occhi, mi ha fatto scoprire un mondo che non conoscevo, e detto, ma è questa la mia dimensione. E non vuol dire che sia per tutti, però per me è quella. E quella ho seguito. E sono ritornato e quindi subito, ovviamente, ne ho parlato con gli amici, ho fatto questa bella esperienza, vi racconto. E non pensavo che la cosa interessasse a qualcuno, perché era qualcosa che riguardava soltanto me. E invece mi hanno detto, ah, ma guarda che è molto interessante quello che stai dicendo, perché non vieni dalla mia scuola e ne parli alle classi? Perché non fai una lezione all'università agli alunni del primo corso? Perché non scrivi un articolo su quello che hai vissuto e te lo pubblichiamo nel giornale? E così ho iniziato a parlare, a scrivere, a fare relazioni varie, soltanto che allora magari ne facevo una all'anno. Adesso ne sto facendo in media una o due al mese. Poi allora ero io che mi proponevo, adesso mi chiamano, quindi ringrazio per tutti quelli che mi chiamano e hanno la pazienza di ascoltare. E lì quindi ho scoperto un mondo che è basato sulla spiritualità, sullo spirito. Ciò che si insegnano i nativi americani è questo: noi non siamo spiriti, noi non siamo corpi con uno spirito, ma siamo spiriti in un corpo. Quindi la nostra vera dimensione è quella spirituale. Questa visione, che è totalmente opposta a quella occidentale, non sembra vero, ma cambia la percezione di tutte le cose. Perché ogni volta che dobbiamo affrontare una difficoltà, un qualcosa che ci sbalestra dalla nostra routine quotidiana,
diciamo, ma mi devo preoccupare per questo? Questo riguarda solo il corpo fisico, riguarda il mio essere umano sulla terra, ma io sono qualcosa di più, sono qualcosa di più grande, perché sono uno spirito in un corpo. Devo affrontare delle esperienze, devo superare delle prove, ma sono sicuro che ne uscirò vincitore. Ne verrò fuori perché? Perché lo spirito è più grande di tutte le limitazioni e le grandezze o le malvagità umane. Abbiamo vissuto anni difficili in questi ultimi anni, molta gente si è anche seriamente preoccupata, ma noi verremo fuori. Perché? Perché lo spirito non c'è nulla e nessuno che lo possa distruggere. Noi siamo indistruttibili. E questa è una cosa molto bella, importante, che ho appreso dai nativi americani. Perché loro insegnano, lo spirito ha queste caratteristiche, che lo spirito non si ammala, lo spirito non invecchia, lo spirito non muore. E noi siamo questo spirito. E come possiamo avere coscienza di ciò? Ricollegandoci alla natura, ricollegandoci attraverso le sacre cerimonie alla spiritualità, partecipando appunto alle cerimonie. I nativi americani hanno preso la loro cultura, o hanno preso o hanno seguito la loro cultura da quella che originariamente si è sviluppata in Siberia. Da lì poi ha preso due strade, una si è diffusa per la maggior parte dell'Asia e l'altra invece si è spostata nelle Americhe. Ma le cose principali sono le stesse. Prevalentemente che cosa? Il contatto con la natura, la cura delle malattie, entrare in contatto con gli animali, sia gli animali terreni che gli animali guida, quindi siamo sempre sul piano spirituale, attraverso tutta una serie di rituali, di cerimonie, ma soprattutto di mentalità. Ecco, ci sarebbero tante cose da dire. La cosa per cui i nativi americani sono famosi, per esempio, è perché hanno imparato a curare le malattie con le piante. Conoscono i principi fitoterapici delle varie piante e in base a ciò usano le foglie, le radici, la corteccia, quello che è, per fare delle medicine. E tutto questo viene tramandato e viene in qualche modo impiegato nel mondo occidentale. Oltre il 50% delle medicine che esistono oggi negli Stati Uniti, che vengono prodotte dalle case farmaceutiche, quindi medicinali chimici, hanno la loro origine sulla conoscenza delle piante di medicina dei nativi americani. Una fra tutte l'aspirina, un'altra è il chinino, per esempio. Ma non è solo questo, questa è la parte più empirica, la parte che riguarda il corpo fisico. Poi c'è tutta la parte spirituale, ci sono altre piante che vengono usate appunto per purificare se stessi, il proprio corpo energetico, o ancora per entrare in contatto con il creatore, col mondo spirituale, con quello che qua chiamiamo l'aldilà. In tanti modi. Innanzitutto attraverso il mezzo più immediato che per i nativi americani è questo, è il tabacco. Il tabacco è la pianta spirituale, è il numero uno tra le piante, ma non è una pianta per gli uomini, è una pianta per il creatore. E il tabacco lo si usa nelle cerimonie in vari modi. Quando si accende il fuoco sacro, per esempio, durante la Sunrise Ceremony o anche la Sweat Lodge, si fanno offerte al fuoco sacro di tabacco. Perché? Perché il tabacco, essendo una pianta spirituale, ecco che insieme all'offerta porta con sé la preghiera, l'intenzione dell'uomo che ha verso il creatore. E il fuoco non è un fuoco qualunque, ma è un fuoco sacro. Ed è un simbolo, ovviamente, tutto è simbolico, ma il simbolo ha una potenza enorme per la nostra mente. Ed è il simbolo del creatore in mezzo a noi, è il creatore tra gli uomini. Una volta che viene acceso il fuoco sacro, inizia la cerimonia e quindi sappiamo che il creatore è con noi. E lì possiamo pregare. E questo rende scettici gli occidentali, ma vi posso garantire che persone che erano molto scettiche hanno visto che cosa succede durante le cerimonie o dopo le cerimonie e hanno cambiato idea, ve lo posso garantire. Questo è un mezzo. Un altro mezzo è proprio tipico dei nativi delle grandi pianure, ma anche del nord, parlo del Canada, e ancora del Messico, ed è questo oggetto sacro che i Lakota chiamano Chanupa. Chanupa è quello che viene definito il calumet, che sicuramente avrete conosciuto. Come vedete lo tengo con la mano sinistra nella parte del fornello e con la mano destra nella parte invece del cannello, della cannuccia. I termini sono diversi, abbiamo stem in inglese, questo è un po' diversi dall'italiano ovviamente. Questo permette
fumando in una situazione che lo definiscono wakka, cioè sacra, di entrare in contatto con il creatore. Come? In maniera molto semplice. Si mandano le preghiere, le intenzioni, e poi ci pensa il creatore. Affidiamo a lui le nostre preghiere, i nostri problemi, le nostre difficoltà, e in questo modo ci riconnettiamo con il creatore. Arrivano gli occidentali, vedono che i nativi americani fumano, questa cosa gli piace, dice, ah, bene, bene, sì, la facciamo anche noi, portiamo il tabacco in Europa e fumiamo. Come? In una maniera completamente dissociata dalla sacralità. Allora, a quel punto fa male, perché ogni cosa che è ritenuta sacra, ma non viene usata in maniera sacra, si rivolge nel suo contrario. Quindi, offrire una preghiera col calumet, sicuramente è un'azione sacra, fumare per il gusto di fumare, è un'azione che viene che dissacra la sacralità dell'azione stessa e quindi fa male. E questo per tutte le cose. Il termine stesso di tabacco deriva dalle isole caraibiche, dove i nativi di quell'area chiamavano questo oggetto, magari più piccolo, tobago, chiamano tobago, e poi il termine si è esteso al tabacco. Un altro termine che usiamo noi ormai in Occidente, il sigaro, lo stesso, anche quello veniva usato dai Maya, e il verbo sicar vuol dire fumare. Quindi, come vedete, sono tutti termini che abbiamo importato dall'America, che hanno un significato ben preciso, di cui noi abbiamo perso il ricordo. Le altre piante di medicina sono la salvia, il cedro e la sweetgrass. Questa l'ho portata perché questa pianta non c'è in Europa, cresce solamente in Nord America. E ha una fragranza che rimane costante, anche quando è tagliata e si è seccata dopo anni, la fragranza rimane. Ed è una pianta che gli animali non mangiano. Non la mangiano perché? Appunto perché è sacra per gli uomini, e quindi gli animali non la mangiano. Così come gli esseri umani non mangiano alcune piante o alcune bacche che invece sono solo per gli animali. Perché la natura fa tutto quanto con ordine, aggiusta tutto e sa come ci si deve comportare, sa che cosa è bene, e gli uomini che sono collegati alla natura imparano da essa come muoversi e come usare di tutte le cose in maniera sacra. Per esempio, ogni qualvolta che si prende qualcosa dalla natura bisogna anche dare qualcosa in cambio, e quindi si fa un'offerta di tabacco. Ogni volta che si colgono le foglie di una pianta di medicina si dice qual è l'intento, che è un intento appunto benefico per la salute del popolo. E siccome si prende qualcosa, si dà qualcosa. È ovviamente uno scambio simbolico. Che cosa? Un pizzico di tabacco, perché la pianta sacra. E in questo modo si crea sempre l'equilibrio. Ora, fra queste cose che sono molto belle, c'è una che è particolarmente affascinante, e che è lo sciamanesimo. Chi sono gli sciamani? Questa è la domanda più difficile a cui rispondere, non perché non si sappia che cosa dire, ma perché c'è così tanto da dire che non si sa da dove cominciare. Sicuramente sono delle persone che si occupano di tante cose diverse, non ce n'è uno che sappia far tutto, ognuno ha le sue qualità, le sue caratteristiche, le sue conoscenze peculiari. Quando nasce? Sicuramente in epoca preistorica, in Siberia. Alcuni antropologi dicono 30.000 anni fa, alcuni dicono 50.000 anni fa, altri tornano ancora più indietro, non lo sappiamo. Ah, prendiamo come data la più recente, 30.000 anni fa, quindi siamo in piena preistoria, e si sono accorti di determinate cose. Innanzitutto all'epoca gli uomini vivevano non a contatto con la natura, erano proprio parte integrante della natura. Quindi avevano una conoscenza perfetta di tutte le cose, delle acque come delle piante, delle rocce come degli animali. Erano in perfetta simbiosi. Poi pian piano se ne sono distaccati, e quando l'uomo si è distaccato dalla natura perché si è creato un ambiente comodo, confortevole e quant'altro, ha perso la sua vera essenza e ha iniziato a star male. Quindi si stava meglio quando si stava peggio, è proprio il caso di dirlo, perché quando si stava peggio si era comunque in relazione col tutto. Gli sciamani questo lo sapevano bene, e quindi ogni qualvolta che c'era bisogno di intervenire per una qualsiasi ragione, sapevano come farlo, perché erano parte integrante della natura. Lo sciamanesimo probabilmente quindi sorge per questioni pratiche. Bisogna individuare le mandrie del bestiame per poter cacciare e poter mangiare e sopravvivere. Come si fa? Nella maniera più semplice. Si entra in comunicazione
con lo spirito di quell'animale, che siano renne o alci o cervi o quant'altro, non c'è niente di difficile. Come non c'è niente di difficile? Per noi sono assurdità, per noi, perché noi viviamo nel mondo occidentale in strutture artificiali, una cosa del genere è impensabile. Per chi vive la natura lo sa che non c'è differenza tra sé e l'animale. Perché? Perché sono tutt'uno. Gli animali sono i nostri fratelli minori. Possiamo entrare in relazione con loro, comunicando, per esempio, telepaticamente, ancora oggi. Chi ha animali in casa lo sa che gli animali non parlano, ma si fanno capire benissimo. Figuriamoci quando si viveva in perfetta armonia con la natura, perché noi stessi uomini dell'epoca eravamo parte della natura. Ma non sempre è facile. Allora si sono accorti, forse casualmente, che suonando il primo strumento che è stato creato, cioè il tamburo, suonandolo ripetutamente, si entrava in uno stato alterato di coscienza. Si entrava in uno stato di trance. E in questo modo era possibile individuare i movimenti delle mandrie, individuare ciò che occorreva a loro per poter star bene. La cosa principale che interessa a tutti maggiormente è la salute. Io ho parlato con una donna sciamana dei Mohawk e lei dice che fa in questa maniera: quando deve curare un paziente entra in uno stato alterato di coscienza e si collega con lo spirito di quella persona. Siccome lo spirito è uno, lei guarda dentro di sé e riesce a individuare qual è il male che affligge quella persona. Perché? Perché lo spirito è lo stesso, qui non c'è differenza. È come i vasi comunicanti, che li vediamo dall'esterno e sono tanti cilindri separati. Poi andiamo a vedere sotto e c'è invece un altro vaso, un altro cilindro orizzontale che li collega tutti quanti. Ecco perché l'acqua è sempre allo stesso livello. Perché siamo tutti in contatto. E questo anche noi oggi. Solo che noi oggi abbiamo perso questa coscienza. Perché? Perché nessuno ce l'aveva insegnato. Ma la possiamo recuperare, perché se è una cosa che avevamo nel passato, per quanto siano passati migliaia e migliaia di anni, non è andata completamente perduta. La possiamo recuperare. In che modo? In tanti modi. Innanzitutto, il modo più semplice è ristabilendo il contatto con la natura, che possono essere gli animali, possono essere gli alberi, possono essere le acque o le rocce, quello che uno sente, dove si sente più trasportato. Oppure attraverso la meditazione. Oggi ci sono tanti bei corsi di meditazione che insegnano questo. Io nel caso specifico tengo dei corsi di meditazione, ma la mia è diversa. Non che sia diversa la meditazione, ma è diversa la tecnica, perché appunto uso il tamburo. Non uso questo, perché questo lo porto perché è più maneggevole, ne uso uno molto più grande, perché l'importante è questo, che qualunque tamburo ha una sua propria voce, una sua importanza e un suo rispetto. Non so se avete notato, ma prima di iniziare ho fatto un'offerta di tabacco anche al tamburo, perché così si fa. Ma la cosa essenziale è che il tamburo venga attivato, altrimenti un tamburo bellissimo, con un bel suono, ma tutto finisce lì. Quando invece è attivato, allora serve come strumento di comunicazione con un'altra dimensione. Come? Suonando il tamburo ci si accorge che la mente entra in un altro stato di coscienza. E questo non dicono soltanto i sciamani di 30.000 anni fa o di 2.000 anni fa, ma lo dice anche la scienza moderna, perché negli Stati Uniti sono stati fatti degli studi con dei macchinari moderni, e parlo degli anni 90, e hanno visto come il suono ritmico, ripetuto, a volte lento, a volte più rapido, comunque cadenzato, del tamburo, agisce su delle aree del cervello che in genere non sono interessate dal pensiero razionale. Ma non vuol dire che non ce l'abbiamo, semplicemente non ne facciamo uso. Il suono del tamburo riattiva queste aree del cervello. O ancora, se lo vogliamo esprimere in termini di psicologia, diciamo che questo aiuta a mandare la mente nelle onde teta, cioè quella fase ipnagogica o ipnopompica che raggiungiamo tutti i giorni nel momento in cui passiamo dalla veglia al sonno o dal sonno alla veglia, e dura pochi minuti. Poi ritorna la mente razionale, onde beta, e perdiamo quella fase. Ma quella è la fase importante, perché lì abbiamo le intuizioni, lì abbiamo le risposte. Quando io devo scrivere, ovviamente non trovo il verbo o l'aggettivo giusto che ci vuole per esprimere quel pensiero, perché
vi assicuro che tradurre dall'inglese all'italiano, per quanto sia facile, non si trova mai un termine esatto che esprima determinati concetti. Figuriamoci se li voglio tradurre dal Mohawk in una lingua delle nostre, una lingua indoeuropea, quindi è difficile. Ok, mandavo l'intenzione, il giorno dopo o nei giorni successivi mi arrivava quel termine che stavo cercando. Dicevo, ecco, ok, perfetto, questo l'ho trovato. Quando scrivevo questo, che è il mio primo libro, mi ricordo che una sera ho passato tutta la sera soltanto per tradurre un verbo, perché non c'era niente che mi andasse bene. E ci ho piegato una sera intera, per una parola. Però alla fine ce l'ho fatta e sono rimasto soddisfatto. E parliamo dell'inglese. Figuriamoci con le lingue autoctone del Nord America, che sono particolarmente difficili perché hanno strutture molto diverse e molto complicate rispetto a quelle che usiamo noi oggi. Cioè, se noi andiamo a studiare il tedesco o anche il russo, la struttura è la stessa dell'italiano. C'è un soggetto, un verbo e i complementi. Lì, no, non c'è questa logica. O sono lingue agglutinanti, quindi le parole si legano l'una all'altra, e quindi si formano parole lunghissime, come il caso del Nahuatl, per esempio, la lingua degli Aztechi, e ancora quella è facile. Oppure, e qui entriamo veramente nello specifico più complicato, la lingua Mohawk ha un aspetto simile, però non si prende l'intera parola, si prende soltanto una sillaba di quella parola, la sillaba radicale in genere, e la si lega alla parola che vuole esprimere lo stesso concetto, ma non tutta la parola, solamente una sillaba. Altrimenti sarebbe facile. E quindi si crea questa lingua che diventa quasi impossibile da parlare autonomamente, anche se non conosce i vari vocaboli, proprio per come è strutturata. E in più c'è una differenza culturale, perché la lingua non è solamente una questione di grammatica, ma anche una questione di cultura, per cui se io voglio indicare l'animale tartaruga, in lingua Mohawk è Aknowala. Ma se voglio dire io appartengo al clan della tartaruga, non c'entra questa parola, devo dire Wagnyak, tutta altra cosa. Perché? Perché un conto è il clan, altro è l'animale. E quindi sono due cose completamente diverse. E quindi sono due parole completamente diverse. Quando ci salutiamo, però con i Mohawk, diciamo, oh, segule, it's gonna go, go. E l'altro risponde, oh, oh, gonna go. Cosa vuol dire? Vuol dire, ciao amico, come stai? Risposta, bene, grazie. Che cosa c'è di tutto questo? Niente. Perché sgorgogo vuol dire hai la grande pace nel tuo cuore e nella tua mente? E la risposta è sì, ho la grande pace nel mio cuore e nella mia mente. Ma siamo su un altro pianeta, è tutta un'altra cosa. Però non prendono tutte le parole, le tagliamo a pezzi. E quindi potete ben capire che anche se uno conosce i termini, poi ha difficoltà a parlare di questi termini. Immaginatevi quando si deve tradurre che cosa viene fuori. Quindi è una cosa molto molto impegnativa. Dopo tutti questi anni lì, un po' la lingua l'ho imparata, e anche più di una, ho scritto tanti articoli e alla fine, avendo tanto materiale a disposizione, ho deciso di pubblicare il mio primo libro su questi argomenti, dove racconto tutto. Quindi adesso non mi dilungo con altre cose perché ci sarebbe tantissimo da raccontare, ma vi dico solo questo. Invece vi faccio sentire il tamburo, se voi volete. Sì, sì. Questo non è il tamburo attivato che uso nella meditazione, d'accordo? È un altro tamburo, però giusto per avere un'idea. Allora, se lo volete gustare al meglio, vi consiglio di star seduti comodi, con le gambe non accavallate, la schiena possibilmente dritta, quindi non appoggiati così, ma così, senza però la tensione, in maniera naturale. So che per alcuni di voi sarà difficile perché non siamo abituati a star seduti in questo modo, però facciamo così di conseguenza. Teniamo gli occhi chiusi e liberiamo la mente da ogni pensiero. Tutti i pensieri, le preoccupazioni, le ansie le lasciamo fuori di qui. Adesso ci concentriamo sul qui e ora, come fanno gli animali, e gli animali ci insegnano tanto, per cui sono i nostri insegnanti appunto per questo motivo, perché si concentrano benissimo sul qui e ora. E noi impariamo questa lezione e ascoltiamo il suono del tamburo. Thank you.
Avete fermato la mente voi sui pensieri, l'avete lasciata libera di riposarsi. È come un motore che è sempre acceso, alla fine si brucia. Ha bisogno ogni tanto di essere spento, raffreddarsi per ricaricarsi. Lo stesso avviene per la nostra mente. Se iniziamo a star bene di mente, poi anche il corpo, ovviamente, se ne avvantaggia, perché ricordiamoci che le malattie prima arrivano a livello mentale, poi si esprimono sul corpo fisico. Quindi pensate quanto è utile, d'accordo? E poi perché il tamburo stesso ha una sua vibrazione che già di per sé è in guarigione. E questo è un tamburo normale, quando tu immaginate un tamburo sciamanico attivato, che cosa produce, d'accordo? È un mondo che per noi è sconosciuto, per noi occidentali, d'accordo? E ovviamente queste sono soltanto alcune cose, perché poi lo sciamano ha tante cose con sé, ha una borsa di medicina in cui contiene la sua medicina, e il concetto ovviamente è diverso rispetto a quello occidentale quando si dice medicina, perché da noi implica soltanto ciò che riguarda l'area medica, la laurea, l'ospedale e le pastiglie. Lì invece medicina è tutto, medicina è la danza, medicina è il canto, medicina è la cerimonia, medicina è la meditazione, medicina è parlare di cose elevate, di cose spirituali. D'accordo? Medicina è stare insieme con le persone, guardarsi in volto, guardarsi negli occhi e sorridersi. Questa è una buona medicina, che serve per l'equilibrio psicofisico delle persone. E questi sono strumenti, sono tanti mezzi che ci aiutano a raggiungere un determinato livello di coscienza che rispetto a quello ordinario sicuramente è superiore. Perché? Perché ci aiuta a staccare la mente dai problemi e a vedere le cose per quello che sono. Quindi ridimensionando tante cose e dando spazio e valore a tutte quelle altre cose che invece in genere vengono ignorate o tralasciate. Gli strumenti sono tanti, quindi spesso al tamburo vengono associati anche i sonagli. Questo che ho portato stasera è un sonaglio che proviene dal Messico. L'ho preso dagli sciamani Huicholes del Messico, quelli che stanno a Palenque, e ha un suono molto bello che è questo. Quest'altro invece viene dal Brasile, piccolo, gente anche più grande, e ha un suono completamente diverso. Questo viene dalla giungla dell'Amazzonica, il chacha, fatto con dei semi di piante che si trovano lì. D'accordo? A seconda della situazione se ne può usare uno o un altro, perché anche questo integra molto bene il suono del tamburo. E sono tante le cose da dire, sono tante le cose da conoscere. Ho portato per esempio la ruota di medicina, che forse alcuni di voi hanno già visto qualche volta. Il dream catcher, la chiappa sogni, che molti sicuramente conosceranno, d'accordo? Sono tutti oggetti che vengono dal Nord America che hanno un significato simbolico ben preciso, che hanno funzione con la cultura, specialmente una volta che sono attivati. Le cose da dire sono tante, non so se qualcuno nel frattempo vuole formulare qualche domanda che magari può essere di interesse per tutti, non sulla Sardegna, vi prego, su questo argomento, no, perché ogni volta... Il
tabacco che usano, sì. Il tabacco normale, quello che arriva... Ce ne sono due qualità. Allora, c'è il tabacco comune, che è una piantina che è così lunga, dal dito al gomito, è quello che viene fumato abitualmente. Questo invece è un'altra pianta che è così, a questa dimensione, e questo è il tabacco sacro, e viene usato solo nelle cerimonie, non si può fumare, e lo si porta appunto appresso, ad esempio in un medicine pouch, come si chiama, una piccola borsa di medicina, come aiuto e protezione. E quando lo devi dare per ringraziare, non so, sì. Si usa quello sacro oppure quello... Dipende da quello che si ha a disposizione, può essere quello sacro, se non ce l'ha, ma è difficile, comunque non è comune da procurare, o altrimenti anche quello normale, l'importante è l'intenzione. Perché io sto offrendo qualcosa di sacro, perché ho preso qualcosa, ho ricevuto qualcosa e do qualcosa in contraccambio. Qualcuno dice anche di usare per esempio un proprio capello. C'è chi usa parte del proprio corpo, addirittura arrivavano anche a tagliarsi, che sono delle dita in determinate circostanze, ma non arriviamo a certi eccessi, sicuramente. Altri danno pezzi di carne o di pelle soltanto. I Maya offrivano il sangue, si pungevano la lingua per far uscire il sangue. D'accordo? Scusa, mi ripeti il nome di quest'erba? Sweetgrass. Il nome scientifico è Hierocloe odorata. Non c'è una traduzione in italiano, perché ovviamente non è una pianta che abbiamo noi, ma non c'è neanche in Europa. E nei vari libri sugli antichi americani l'ho vista tradotta in tutti i modi. Glicine, erba dolce, non so che cosa. È sweetgrass. Preferisco dare il nome scientifico, così lo se lo cerca, se interessato. Comunque nel libro ho dato tutte le informazioni appunto proprio per questo, perché in poco tempo non si può dire tutto, e le domande delle curiosità sono tante, ci sono tutti i dati. Frutto di ricerca di anni di studio e di permanenza, ricerche fatte prevalentemente in loco o nelle biblioteche americane o con quel poco materiale che abbiamo anche noi qui a disposizione, ma ripeto, è sempre da prendere con le pinze, non per altro, perché le traduzioni sono pessime e quindi talvolta dicono una cosa più di un'altra, e per questo ho preferito andare a cercare le fonti direttamente nelle biblioteche, che sono nella riserva di Grenoble, che c'è la più grande biblioteca che riguarda la cultura dei nativi americani, e quindi c'è un mare di informazioni, e poi si chiede a loro, quindi un continuo rimando, così ho letto, di chi mi si risponde, così ho, eccetera. I Mohawk, per esempio, sono il loro nome originario è Gnagahaga, che vuol dire il popolo della pietra selce. Però Flint in inglese vuol dire sia selce che acciarino. In un libro tradotto in italiano di Morgan, appunto sulla storia degli Irochesi, hanno tradotto Gnagahaga come il popolo dell'acciarino. A me questa cosa non è che mi ha convinto. Ho chiesto a loro, ho detto, ma che cosa fa riferimento, all'acciarino o alla pietra selce? E hanno detto, no, fa riferimento alla pietra selce, perché noi ci chiamiamo così da prima che arrivassero gli olandesi e ci portassero i fucili. D'accordo? Quindi ovviamente lì è un errore proprio di traduzione, perché ci sono due termini, hanno preso uno a caso e hanno preso quello sbagliato. Per quello che sono molto attento a leggere i libri in italiano, perché so che cosa sono le traduzioni. E per questo motivo ho avuto l'esigenza di... E non mi sono fidato neanche dell'inglese, perché anche l'inglese possono sbagliare, per cui proprio ho chiesto a loro direttamente tante cose di cui volevo essere certo. Perché, ripeto, quando si traduce da una lingua a un'altra si creano un sacco di problemi e di pasticci. Paolo, allora, tu hai partecipato a delle esperienze in campagna sulla storia, sì, originale. Allora, qui in Sardegna sta parlando molto adesso in ambito neuralgico delle campagne sulla storia. Stiamo iniziando a trovare i reperti. Mm-hmm. Ci puoi descrivere l'esperienza della campagna sulla storia che hai vissuto tu? Non si può descrivere, perché l'esperienza è ovviamente personale, particolare, sì, non si può descrivere l'eccessivo calore che si prova. Allora, giusto per capire, prima di entrare dicono, se hai oggetti metallici come anelli, occhiali, bracciali, toglili, perché si arroventano, diventano incandescenti. D'accordo? Non si può descrivere la sensazione che si prova quando si respira e non entra aria, perché l'umidità è così alta che non si respira. Ma è questo il fine, innanzitutto per disintossicarsi, sudare per eliminare le tossine. E poi per soffrire, perché? Perché la vita ci pone davanti a situazioni dalle quali non possiamo fuggire. E bisogna abituare a sopportarle, perché quando arriva una situazione difficile devo dire sì, però ne ho sopportato di peggio, non mi spavento, cioè, per questa che devo affrontare adesso.
E la cerimonia dura tanto, e il tempo varia a seconda del numero dei partecipanti. Io l'ho fatta 4 volte, una volta con gli Ojibwe, 2 volte con gli Irochesi, una volta con gli Aztechi. E, a parte differenze minime, la prima volta è durata 4 ore perché era pieno di gente, le altre volte c'era meno gente ed è durata 2 ore. Quindi sono molte le cose, e comunque ho descritto tutto in quello che ho scritto. Ma le sensazioni sono le cose più importanti e sono quelle meno descrivibili. Però se ne può parlare magari... Come è strutturata? È una capanna tipo igloo, che ha più o meno questa altezza, d'accordo? Si sta all'interno, seduti, con le gambe incrociate, e all'interno c'è un fosso nel quale vengono portate le pietre roventi, incandescenti, perché sono state tutto il giorno a scaldare nel fuoco. Vengono portate dentro, si chiude ermeticamente la capanna, non deve entrare né un filo d'aria né un filo di luce, una volta che tutte sono dentro, e poi l'uomo medicina, lo sciamano, versa dell'acqua fredda su queste pietre, che diventano rosse come la lava, soltanto che sono solide, non sono liquide. Nel giro di pochi secondi si sviluppa un calore che si inizia a sudare come non abbiamo mai sudato in vita nostra. Questo per 4 ore. E ovviamente, siccome i giri sono 4, perché 4 è il numero di riferimento per 3 cose, 4 direzioni, eccetera, e in questo modo ogni volta si introducono, o dopo la fine di ogni giro, si introducono delle nuove pietre, nuovamente si ripete la situazione, viene versata l'acqua fredda, un'altra passata di calore, già stavamo male prima, adesso si sta ancora peggio, questo per 4 volte. D'accordo? Con le gambe incrociate. Con le gambe incrociate, sì. Allora, i nativi americani sono abbastanza voluminosi, una destra e una sinistra. E davanti c'è questo fosso con le pietre incandescenti. Per cui non è come partecipare a una festa alla Regia di Versailles, ve lo posso assicurare. Capita che qualcuno sta male davvero? Sì. Allora. Sì, sì. Capita, allora può capitare che uno, per esempio, inavvertitamente allunghi il piede e va a toccare la pietra, bisogna trasportarlo in ospedale al volo perché si fa delle ustioni di secondo o terzo grado, così mi hanno detto. Quando ci voglio non è mai capitato. Può capitare che una persona si lasci andare e allora chi sta a fianco si accorge e dice ritorno, perché il fine, uno dei fini è quello di entrare in uno stato intermedio tra la vita e la morte, comunque uno stato di coscienza, per avere accesso al mondo spirituale e ottenere una visione. Per me bisogna fare attenzione che non si allarghi troppo dall'altra parte, perché sennò poi non torna. Quindi, si passa il confine. Perché non è quello il fine, però può succedere. Quindi sono anche cose pericolose. E questa si può fare. La danza del sole è quella veramente è tosta. Quella si fa nelle grandi pianure, io quella ancora non l'ho fatta perché sono stato appunto nell'area dei grandi laghi. Lì ci si appende proprio per il petto al palo, sì. Siccome nel film American Horse, l'uomo chiamato cavallo, non è invenzione, è tutto vero. Le tribù sono tante e diverse, con lingue diverse e tradizioni diverse, quindi non si può rispondere in maniera univoca, perché gli Aztechi e i Maya hanno un pantheon di divinità. Nelle tribù del Nord America non c'è assolutamente nulla del genere, c'è soltanto uno spirito, il grande spirito, il creatore, che viene chiamato in modi diversi. Per cui nelle grandi pianure lo chiamano Wakatanka, che vuol dire il grande bisonte. Tra gli algonchini è Kizemanedo, il grande spirito. Da noi, gli Irochesi, è chiamato Sonquayadisso, il creatore. E poi lo chiamano Tirawa, l'essere superiore. Quindi sono tanti modi diversi per chiamare il creatore, che comunque è uno, perché le lingue sono diverse. Poi ci sono gli spiriti. Gli spiriti che non sono il creatore, ma tutto è spirituale, tutto ha uno spirito, dagli esseri umani agli animali a ciò che noi consideriamo cose inanimate. Quindi si parla dello spirito della foresta, lo spirito quindi delle piante, delle acque, delle rocce, tutto ha uno spirito, ha una forma umana e una forma spirituale, però il creatore è uno. Stregoni non ce ne sono, ci sono uomini di medicina, perché lo stregone è il maschio della strega, ma il concetto è occidentale, si può ricondurre agli ebrei, ma non lì non c'è traccia. C'è un uomo di medicina, o uno sciamano, anche se si chiama in maniera diversa, perché lo sciamano è in lingua tungusa, quindi siamo in Siberia, lì hanno altre denominazioni, ma non fa nulla, il concetto è quello, che è il mediatore, perché entra in contatto col mondo spirituale e con il creatore in assoluto, ma non è l'unico.
lo possono fare anche altre persone pregando, ovviamente a un diverso livello. Quindi c'è, e c'è in tutte le cose, in tutte le situazioni, prima di qualunque cosa loro pregano, prima di iniziare le danze, prima di iniziare la caccia, prima di qualunque azione, perché in questo modo si riconnettono sempre col mondo spirituale, ma noi siamo esseri spirituali, quindi questa riconnessione deve essere sempre presente, soprattutto prima di un fatto importante, quindi sempre, sicuramente. Ci sono dei luoghi sacri o dei luoghi che possono essere resi sacri. Luoghi sacri sono per esempio dove c'è un arco naturale creato dall'acqua, quindi lì sono popolazioni costiere della costa est o della costa ovest. Possono essere le foreste o certe parti delle foreste. Può essere la Sweat Lodge, perché è una capanna che rappresenta il grembo materno della madre terra, e quindi è sacro. E lì vengono svolte le cerimonie. Oppure può essere anche una capanna costruita dagli uomini per altri scopi, però in quel momento si porta avanti una cerimonia e lì abbiamo quindi un luogo sacro. La sacralità è ovunque, certi luoghi lo sono più che altri, se si accende il fuoco sacro, ecco che quell'area è sacra. E infatti io mi ricordo che un anno ero lì e volevo partecipare attivamente, c'era una danza del powwow, ma prima che arrivassero i turisti fanno la sunrise ceremony, quindi ci si alza prima dell'alba per fare la cerimonia. E poi voglio fare qualcosa anch'io, mi hanno dato il rastrello e mi hanno detto guarda pulisci tutta l'area, affinché non ci siano né pietre né cicli sigari, niente, deve essere perfettamente pulita perché diventa un'area sacra. E questo ho fatto. Il giorno dopo ho visto un altro che faceva la stessa cosa. Poi, quando sono iniziate le danze, questa persona aveva l'eagle staff. L'eagle staff è un bastone con le penne d'aquila che porta la persona di più alto grado, diciamo così, della tribù. D'accordo? Che non è lo sciamano, può essere un capo, la persona di più alto rango, di più alto livello. Quello che ha condotto la Sunrise Ceremony ha aperto la danza con l'Eagle Staff ed è lui che stava passando il rastrello, cioè ha detto a me mi danno questo compito perché sono l'ultimo arrivato, fai la cosa più umile. No, anche quello che sta più in alto nella gerarchia ha fatto la stessa cosa. È come se da noi, nelle caserme militari, il generale di corpo d'armata passasse il rastrello in terra al limite dell'ultima recluta arruolata il giorno prima. Non c'è differenza, perché le cerimonie e tutte queste cose le fanno prevalentemente d'estate, perché d'inverno la temperatura scende a meno 20, nel Quebec anche a meno 40, per cui non è pensabile poter stare all'aperto. Invece d'estate c'è caldo, non dico come l'anno, ma quasi in certi mesi, specialmente a luglio, e si può stare benissimo all'aperto. E mi hanno dato un incarico ben preciso, me l'hanno dato due volte quando ero lì e un'altra volta il mese scorso. Mi hanno ribadito sempre questo argomento, tu sei nato tra gli uomini bianchi e lì devi tornare, devi portare la nostra cultura, la nostra civiltà, perché tu hai visto e tu parli la loro lingua, noi no, tu puoi comunicarla, quindi tu hai questo compito. Ho detto, ma io voglio restare qua, no, ti diamo questo compito. Me l'hanno dato prima gli Shawnee del Michigan, poi i Blackfoot del... non mi ricordo se è Saskatchewan o... no, dell'Alberta, la provincia canadese, e ultimamente una delle mie sorelle delle sei nazioni irochesi ha visto qualche foto su Facebook, perché me l'hanno fatta alla fidata e sto facendo vari incontri, e l'hanno vista, e mi hanno ulteriormente ribadito questa cosa. Tu sei, per noi sei un Mohawk, puoi indossare gli abiti tradizionali, perché altrimenti non lo potrei fare. Puoi portare avanti la nostra cultura e fare le cose che fai, e infatti questo lo testimonia, perché se non avessi avuto l'autorizzazione non avrei potuto farlo. Già quando il primo anno che ero lì avevo chiesto di poter danzare con qualche accessorio dell'abbigliamento dei nativi americani e mi hanno detto non si può fare, per farlo devi chiedere l'autorizzazione. Adesso sono loro che mi hanno dato l'autorizzazione, per quello faccio quello che faccio, per questo motivo, perché sono autorizzato da loro, faccio il loro portavoce in Italia degli irochesi delle sei nazioni. Che hanno i totem nelle tribù in particolare del Canada rispetto a quelle delle... Non si sa, perché i totem c'erano solamente tre nazioni, contrariamente a quanto si pensi, e sono i Tlingit, gli Heda e i Kwakutl, che stanno nella West Coast, quindi Queen Charlotte Island, Vancouver, quell'area lì, sono lì. Non si sa che cosa rappresentino, perché non vogliono rivelare che cosa rappresentano i totem. Quindi tutto ciò che avete letto sono fake news,
sono cose non solo in queste tre, solo queste tre nazioni hanno i totem, non sono sparsi in tutto il territorio come generalmente si pensa dai fumetti di Tex. So già la domanda che deve fare. Allora, quel poco che è stato rivelato è questo, che rappresenta le leggende di quella data tribù, e quindi che sono diverse dall'altra tribù della stessa nazione. Cioè, faccio un esempio, prendiamo gli Haida. Ci possono essere 3-5 villaggi con dei totem che sono diversi, perché pur essendo la stessa nazione, ognuno ha le proprie leggende, e le proprie leggende vuol dire fare riferimento al proprio animale che ha dato origine al clan e altre cose segrete che non rivelano, e anche quel poco che è stato rivelato non vogliono, sono contrarie a che venga rivelato, perché a partire dagli anni 40 che cosa ha fatto Hollywood? Ha fatto i film, ha fatto i cartoni animati, ha fatto le barzellette dove venivano ridicolizzati, e quindi hanno detto basta, non facciamo sapere più niente, perché la nostra cultura è sacra, la nostra spiritualità è sacra, non ne possiamo fare barzellette o film dove travisano quelle cose, quindi non diciamo più niente. Ho notato che gli strumenti hanno, sono corredati da piume, hanno un significato? Sì, questa è una delle mie varie penne d'aquila che ho. E questo è il più alto, insieme al tabacco sacro, il più alto riconoscimento che possa avere un individuo, perché la penna ha sia un valore pratico che un valore spirituale. Cioè le penne d'aquila ce le hanno o i guerrieri più coraggiosi in battaglia, oppure gli uomini di medicina. Perché la penna d'aquila, essendo parte dell'aquila, l'aquila è il tramite tra l'uomo e il creatore. Quindi è come per i cattolici che sono l'angelo, d'accordo? L'intermediario, quindi avere una penna d'aquila è un oggetto estremamente sacro che viene dato soltanto in determinate circostanze, a determinate persone che hanno fatto un determinato percorso, e questo è il significato delle penne. Nel Calumet, ma nel libro spiego tutto, adesso non voglio dire cose perché non abbiamo tanto tempo, hanno la funzione appunto di trasmettere, come nel Dreamcatcher lo stesso, il sogno, la preghiera eccetera, dal mondo spirituale al mondo umano. D'accordo? E questa è la funzione delle penne, che generalmente sono d'aquila, ma possono essere anche di corvo nella costa ovest, possono essere di quetzal nell'area maya, possono essere di condor in Sud America, quindi cambiano a seconda dell'area geografica. Nella nostra area sono le penne d'aquila. Scusa, Paolo, c'è una domanda qui. Allora, voglio sapere se la pratica sciamanica è fatta da uomini o da donne, o principalmente da uomini? Sono sia uomini che donne, perché sono persone che in qualche modo sono state scelte dal creatore per portare avanti questa, questo legame intermediario tra gli uomini e il creatore. Quindi possono essere uomini e donne, perché nella società dei nativi americani il ruolo della donna è molto importante, perché è al pari da quello degli uomini. Quindi possono essere indifferentemente uomini o donne. In Sud America c'è una predilezione per le donne, per esempio, però lì già la cultura quechua è molto diversa. Nel nord invece le strutture sono o patriarcali o matrilineari, e ad ogni modo gli uomini possono essere uomini o donne di medicina, possono essere sciamani o sciamane. E la chiamata... Chi decide? No, non decide nessuno. È il creatore che decide, perché la persona viene individuata attraverso determinate cose. Per esempio, una di queste cose può essere la malattia iniziatica. Una persona si ammala, non si sa di che cosa, non riesce a guarire in nessun modo, anzi sembra che stia per morire, di colpo guarisce. Quando ritorna nel mondo che conosciamo noi, ha acquisito dei poteri che prima non aveva. È diventato uno sciamano perché è stato chiamato nel mondo spirituale, dotato di determinati poteri, e li porta nella comunità per il bene della comunità. Oppure un'altra cosa, è l'individuo che affronta una situazione particolarmente difficile nella sua vita, non ha nessun tipo di aiuto da nessuno, perché nessuno lo vuole o lo può aiutare, si rivolge al mondo degli spiriti. Se gli spiriti rispondono, diventa uno sciamano. Come fanno a sapere se rispondono gli spiriti? Perché sono in comunicazione col mondo spirituale. Quindi lo dice lui, il soggetto? No. La manifestazione è nella risposta. È così. Se una persona acquisisce il dono della guarigione
o della preveggenza, o del ritrovare gli oggetti smarriti, o dell'individuare dove stanno gli animali che devono cacciare, o altre cose ancora, l'elenco è lungo. Quindi deve esprimere... lo dimostra chiaramente, non è che lui dice io sono diventato sciamano perché l'ho chiesto. Quindi, vediamo se effettivamente lo sa fare. Con un comportamento speciale diverso da quello comune, specialmente da quello che lui o lei aveva in precedenza. Ma poi c'è un lungo apprendistato che in genere dura 10 anni, dove è seguito da uno sciamano più anziano che pian piano gli insegna le cose. Quindi c'è un primo passo e poi c'è l'apprendistato. Non è che lo si diventa. Allora, attenzione che da noi vengono. Corso, questo weekend facciamo il corso, mi date 600 euro, venite in 12 sciamani. Questo è soltanto business. È soltanto per fregare la gente che magari si trova in una situazione mentale un po' delicata perché ha avuto un lutto, perché ha perso il lavoro per motivi vari. Non sa dove appigliarsi, vabbè, facciamo anche questo, se costa 600 euro si ne vale la pena. E quindi stanno speculando sulle disgrazie della genere, è pessimo, perché non c'è nessuno che possa nominare un altro sciamano. È il mondo degli spiriti che ti chiama, che ti sceglie, oppure se tu lo chiedi può dire di sì o può dire di no. E poi però inizia l'apprendistato, chiaramente, quindi la cosa è molto lunga, cioè, quando, infatti, la domanda quindi che hai fatto in Occidente, sì. La domanda infatti è molto frequente, ma come sappiamo distinguere quando uno effettivamente è uno sciamano o quando uno si propone come tale? La prima cosa che dovete guardare è questa: se cura gratuitamente è uno sciamano, se vi chiede soldi è un imbonitore. Ricordate? Questa è la prima cosa. Dove fai questi corsi, queste meditazioni? Dove mi ospitano? Adesso se tutto va bene, siccome non abbiamo ancora ripreso dall'estate scorsa, quest'anno le riprenderemo da sabato prossimo, sarà uno spazio privato a Cagliari. L'anno scorso era quarto. E come ti possiamo trovare? Mi lasciate, chi è interessato mi lascia il numero di cellulare, okay. Ho comprato un foglio bianco da scrivere, così vi posso contattare. Paolo è presente anche su Facebook. Io non sono su Facebook. No, sì. Allora, lì la società è organizzata in una... Io ovviamente non parlo di quella odierna, perché oggi si sono chiaramente adeguati ai canoni occidentali, ma in origine era così. La comunità era piccola, era formata da massimo 100 persone, più o meno collegate da legami parentali, per cui tutti lavorano per tutti. Quindi chi va a caccia non è che dice questo lo mangio io, portano la selvaggina. Ma quindi vivevano di agricoltura? E la dividevano per tutti. Le donne invece lavoravano i campi, coltivavano il mais, le zucche e i fagioli. Il racconto era per tutti, non era solo perché aveva lavorato i campi. Hanno bisogno di un'altra cosa, vanno da questa persona, lo sciamano, lavora come sciamano. Poi se uno vuole contraccambiare gli porta un sacco di mais, gli porta del tabacco. Quindi offerte concrete o simboli per dire hai fatto questo per me, ho questo in contraccambio. Sicuramente all'epoca non circolava denaro. Un segno c'era, però non è che uno si doveva ipotecare la casa per pagare il meno, come può avvenire oggi, no. Semplicemente dava quello che aveva. Bastava l'offerta, il gesto e l'intenzione. E oggi come si rapportano al denaro? Esatto. Beh, oggi vivono nella società occidentale, come per noi. Cui il denaro lo devono usare, chiaramente. Però come un noi. Conto è avere il denaro per vivere, perché comunque le tasse non le fanno pagare. Quindi lo denaro viene pagato in denaro oggi? Non necessariamente. C'è chi fa solo quello e sceglie di farsi pagare. Io non ho niente da dire, ognuno fa le sue scelte. Chi invece segue la tradizione ancestrale non si fa pagare, però ovviamente allora devono essere gli altri che in qualche modo contribuiscono, cioè se lui deve comunque mangiare, ok, allora non li pagate, però gli portate del cibo. Certo, e mi sembra una cosa abbastanza. Sì. Ma accettano anche apprendisti occidentali? Allora, in Perù non ci sono ancora stato, però so che c'è un business. Per cui, sono stato l'anno scorso. Ecco, chi va lì gli fanno fare il percorso dell'ayahuasca. Dove sono stato io? Allora, è qualche cosa sulla quale hanno molte remore. Perché? Perché non si fidano degli occidentali, ovviamente, perché ne hanno avuto. Però già il fatto di non essere inglese o americano, ma italiano, già ti vedono diversamente. Poi bisogna vedere come ti presenti, cioè
Io vado lì e non è che dico sono venuto per vedere gli indiani, dico ah, sono venuto in Canada con l'esatto intento di conoscere la cultura dei nativi americani, in particolare gli Haudenosaunee. Questo è il nome col quale gli irochesi chiamano se stessi. Uno non è che se lo inventa, vuol dire che comunque è interessato, perlomeno ha letto qualcosa e ha memorizzato i termini. Entri in un negozio e ci sono tutti i souvenir appesi, no? E vabbè, li guardi, però a me non mi interessa il souvenir che vengono tutti. Io cerco il tabacco sacro. Io voglio sapere se avete una cintura di wampum da vendere. Voglio sapere se avete maschere, le false faces, Hadoui, Gajissa in particolare. E allora dico no, allora questo non è un turista, perché dice delle cose precise su quelle che sono per noi le cose sacre, conosce i termini in lingua Mohawk di quelle che per noi sono le maschere usate nelle cerimonie, o il tabacco, o il ongue, eccetera. Chiaro che non sono preso che non si inventa. Allora ti vedono diversamente, allora si incuriosiscono loro e ti chiedono e da dove vieni? E quanto tempo sei stato qua? Perché chiaro, se parli la lingua, ci sei, un po' di tempo ci deve essere stato. E allora entri in contatto e lo chiedi. Io sto cercando del tabacco sacro, ma dove vendono tabacco non lo vendono. Chiaro, perché il tabacco sacro non lo possono vendere, perché è sacro. Allora uno cosa ha fatto? L'ha staccato dalla sua borsa e me l'ha dato perché chiedevo il tabacco sacro. E se lo chiedi e capiscono chi sei, te lo danno senza denaro. Se vuoi prendere il dream catcher turistico, ok, quello costa $10. No, però ti parlo proprio dell'apprendistato, cioè loro a livello spirituale ti riconoscono, possono riconoscerti come apprendista. Certamente, certamente, specialmente coloro che portano avanti una cerimonia sciamanica, perché non tutte le popolazioni ce l'hanno e non è uguale per tutti. Lo sciamanesimo dei Mi'kmaq è molto diverso da quello degli Ojibwe. Gli irochesi non parlano di sciamanesimo, però fanno delle cerimonie con delle maschere e rituali che sono attività sciamaniche, chiaramente, però non lo chiamano così. Per esempio, anni fa era venuta una ragazza che è laureata in botanica e aveva fatto delle ricerche sulle piante officinali del Messico occidentale, tra i Huicholes della Sierra Madre. E gli avevano chiesto appunto di restare lì, che gli avrebbero insegnato tutte le tecniche sulla conoscenza delle piante, e lei, che quindi insomma ne sa, ha detto che all'università di Guadalajara la metà di quelle piante non erano state neanche censite, cioè per il mondo occidentale non esistono. E loro le conoscono e le usano. Le aveva fatto quella proposta e ha detto di no. Va bene, io direi di fare un applauso.